Ben ritrovati amici, questo è il nostro appuntamento con il video haul che riguarda i nostri amici a quattro zampe, i nostri amici pelosetti. Che cosa ho acquistato? Ho fatto rifornimento. Allora, era da tanto che vi dovevo far vedere le crocchette, perché praticamente ci sono durati un bel po' quelle che abbiamo acquistato, visto che poi noi alterniamo le crocchette con la carne scatola, con i pasti, quasi gli stessi pasti che mangiamo noi, naturalmente non conditi con tutti i nostri ingredienti, ormai chi ci segue lo sa. E quindi niente, era terminato sempre il super pacco della Monge, quello al coniglio mi sembra, adesso non ricordo bene, all'agnello, e qui con tutti questi ingredienti vado in tilt. E questa volta abbiamo ripreso sempre il super pacco da 3 kg della Monge, ma al pollo, e quindi vediamo la reazione del nostro fly con il pollo. E la Monge è una marca sicura. Allora, tra l'altro, preciso, come ho sempre fatto, che niente, non è sponsorizzato da nessuno, quindi è una decisione mia di parlare di questo come di altre marche. Questo è Natural Super Premium, mi sembra però che non è quello multiproteico dell'altra volta. Va bene, vediamo un attimino la reazione, soprattutto al pollo, anche perché l'altra volta, adesso mi riallaccio a questo genere di scatolette, io avevo acquistato quelle all'anatra, in base all'esperienza con Fulmine, che ci andava matto per queste scatolette. E invece che cosa è successo? Lui praticamente non è che ci fa tanto fly con queste all'anatra, però c'era sempre un'offerta, dico vabbè, tentiamo col pollo, e abbiamo preso filetti di pollo. Sono 3 scatolette da quanti grammi? 100 grammi. E niente, vediamo un attimino se lui le gusterà o no. Mi ero sbagliata, questo è 170 grammi, e una cosa che mi sono dimenticata di dirvelo, che gli ingredienti sono al 100% naturali, senza conservanti, senza coloranti, cotto a vapore e lavorato a mano. Poi, adesso, non vi mettete a ridere, guardate che cosa ho acquistato. Allora, chi mi segue lo sa che fly è un pincher di una stazza un pochino più alta rispetto al tradizionale pincher, al pincher toys, che quando si parla di pincher molti pensano solamente al pincher toys, invece ci sono delle dimensioni, come lo era Fulmine e come lo è adesso fly. Però vabbè, è assurdo che io vada a comprare una museruola per un pincher, però sono stata costretta per vari motivi. Allora, innanzitutto è sicuro perché non inizia a mangiucchiare sui marciapiedi, nell'aiuola e via dicendo, quindi andiamo sul sicuro. Però diciamo che il motivo principale per cui l'abbiamo acquistata è niente, perché lui si dimostra leggermente aggressivo verso gli altri cani, soprattutto quelli di taglia grande. Poi niente, si avventa contro quelli che fanno footing, e quindi niente, per precauzione, visto la reazione delle persone, che non è stata molto simpatica nei confronti di Fly, dico vabbè, ci vogliamo un attimino assicurare al 100%, magari non è che gliela faremo indossare sempre, solo in determinate situazioni, magari quando stiamo di più in mezzo alla folla, tanto per stare un attimino più sicuri. E vabbè, vediamo, poi vi faremo sapere. Un'altra cosa che ho acquistato, questi sacchetti. Allora, mentre le scatolette che vi ho fatto vedere prima l'ho presa al Conad, invece il pacco delle crocchette con la museruola, questi sacchetti e tutto ciò che verrà di seguito, niente, li abbiamo acquistati in un negozio adatto proprio per gli animali. È un negozio famoso a livello nazionale, una catena di negozi, e ci troviamo abbastanza bene, anche perché da queste due cose, le crocchette, come vi dicevo, sarò ripetitiva, tutto quello che verrà, pensate che abbiamo pagato in tutto 24 euro scontato, e quindi insomma ci sono delle ottime offerte. Questi sono i sacchetti per raccogliere appunto i rifiuti del nostro amico pelosetto, era un'offerta, 4 sacchetti.
Oh, poi guardate qua quante scatolette, un'invasione, anche perché su queste insomma c'era l'offerta e quindi voi direte vabbè 24 euro quanto l'avrei pagato? No, quello che costava di più di tutti, apposta poi siamo arrivati scontati a 24 euro, era più che altro tutto il pacco delle crocchette. Allora, questa è una marca che già vi ho fatto vedere, che ho usato e lui la gradisce, è un patè Natural Pet della Premium, Vitamin Plus, ed è questo ricco di vitello con agnello e mela, già l'avevamo sperimentato e sembrava averlo gradito. Poi sempre di questa marca abbiamo preso col pollo, ricco di pollo, sono tutte scatolette da 150 grammi. Poi abbiamo preso due scatolette sempre del patè con agnello e coniglio, queste sono due, ecco, sempre uguale. Poi una sola, perché poi alcune le ho prese così a casaccio perché dovevo arrivare alla somma per lo sconto e dico vabbè vediamo come ho preso al volo, ma io penso che le gradisca. Sempre patè con manzo, cuore e verdure. Allora, c'è da dire che anche questi, non mi ricordo dove sta scritto, sono senza conservanti, insomma senza tutti quegli additivi. Poi ecco, già naturalmente il fatto sopra c'è scritto che è naturale. Questi invece, allora, hanno presi tre con pollo, tacchino e verdure, tre confezioni. Questa è con vitello e pollo. E poi in ultimo ho preso la marca Cesar, come si pronuncia, non lo so. Queste qui ricettine di campagna, io non lo so, cari amici della Cesar, cari chef della Cesar, che cosa usate, però insomma i cani ne vanno matti, quindi complimenti. E se magari c'è qualcuno, qualche cuoco della Cesar, sappiate che avete fatto un'invenzione veramente ottima. Manzo e pasta e carote in una deliziosa salsa, e questo invece è sempre della serie ricette di campagna, tacchino e riso integrale in una deliziosa salsa. Quanto li viziamo questi nostri amici pelosetti, anche voi li viziate così come io e Rick e il nostro amico Fly, e così come viziavamo Fulmine? Fateci sapere sotto che cosa ne pensate, che cosa date voi da mangiare ai vostri amici animali. E niente, io vi ringrazio per averci seguito anche questa volta, grazie a tutti, ci ritroviamo sempre qua con tante altre idee all'interno anche di questa rubrica Happy Dog. Bye bye!